70 anni di ANCI a tutela degli interessi degli imprenditori edili. Si può raccontare un mondo, o meglio, si può raccontare un territorio e la sua popolazione, guardando come in un viaggio diacronico l'Italia abbia affrontato distruzione e gli imprenditori abbiano ricostruito un'identità, ogni volta diversa, ogni volta accompagnata da sfide ed ostacoli. L'edilizia è cambiata, sono cambiate le norme, è cambiato il modo di costruire, è cambiato il paese, sono cambiate tante cose. Le difficoltà però c'erano. Di un certo tipo allora, di altro tipo oggi, tutti insieme come allora sapremo superarle. È l'edilizia il vero termometro del benessere di una società, da lì che inizia la rinascita economica di un intero tessuto fatto di lavoro e sviluppo. Ma ad ostacolare una difficile ripresa oggi c'è anche la burocrazia che si fa muro in un labirinto inestricabile di diktat spesso in contraddizione tra loro. Non si può pensare che un paese cresca senza che l'edilizia cresca, cioè si è fatta molta retorica sulla crescita di un paese e detto deve crescere, deve crescere, deve crescere e poi invece si mettono i lacci al motore portante di una crescita di un paese. L'Italia deve crescere attraverso la meccanica e l'edilizia, sono due cose fondamentali. La storia degli imprenditori a Chieti viene rappresentata da un docufilm firmato dal regista teatino Luciano Dorisio, Leone d'Oro a Venezia nel 1982, che raccoglie i ricordi e le testimonianze dei padri fondatori dell'edilizia, uniti da un fil rouge che racconta coraggio e sacrificio di chi si è fatto con le proprie forze per sfuggire dalla povertà. Ricordo la mia infanzia, primi anni 50, qui San Salvo era un paese povero e probabilmente io ero tra i più poveri, per cui avevamo tutti una gran voglia da uscire, di uscire da questa povertà che non era bellissima.